Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui perché vi mostrerò cosa mangio in un giorno, quindi benvenuti in un nuovo video, What I Eat in a Day. Allora, le ricette che vedrete saranno semplicissime perché non ho tempo di cucinare, quindi saranno super semplici, magari anche qualche cosa sarà già pronta, non lo so, lo scopriremo. E sarà tutto vegetariano perché appunto, per chi mi segue lo sa, io sono vegetariana, ma ovviamente le ricette vanno benissimo anche per gli onnivori, quindi io e Simba, vero amore, è mio, vi diamo il benvenuto. E iniziamo subito con la colazione. No, 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 fermi tutti. Prima io e Simba dobbiamo dirvi che se non siete iscritti al canale, dovete iscrivervi, vero Simba? Dicelo, dillo, iscrivetevi al canale della Mami e mettete un like se vi è piaciuto il video. Grazie mille! Allora, per colazione ho deciso di bermi una bella tazza di latte di soia. Io bevo questo qua della Smart che trovate da Esselunga, è quello che costa di meno ed è il più buono secondo me. Allora, volevo farvi vedere gli ingredienti perché questo, eccoli, è quello senza zuccheri aggiunti, quindi fantastico, con dei pavesini, di solito quelli tarocchi, ma ora ho quelli originali, non mi ricordo neanche come mai. E poi mi sa un pezzettino di uovo di Pasqua, perché in questo periodo come facciamo a dire di no? Quindi ora me lo verso senza fare casini con una mano, finito, bene. E lo metto nel microonde. Tra l'altro, guardate che bella la tazza, è quella di Harry Potter, adesso è così, che quindi si vedono poco i disegni. Poi appena la scaldo, vi farò vedere tutti i disegnini. Ecco qua. E ora aspettiamo che il microonde faccia la magia. Ecco qua, il microonde ha fatto la sua magia, vedete? Qua pian piano si sta iniziando a vedere tutto il disegno. Non mi chiedete che cos'è. Pian piano si vedrà. Anche queste le davano all'Esselunga con i punti. Ma non ci dobbiamo dimenticare di una cosa importante: l'uovo di Pasqua. Pavesini, ma uovo. Che dite, è troppo grande? Ma no, ma no. A noi va bene. Ok, buona colazione a me. Volevo dirvi che io bevo il latte di soia, non perché sia vegana, ma semplicemente perché il latte normale non mi piace proprio il gusto. Però vedete, tipo, faccio sempre casini. Cioccolato al latte, lo mangio. Simba, non è per te. Non è per te. Beh, se volete, possiamo fare un pezzo di colazione insieme. Assaggiamo questi bellissimi pavesini nel latte di soia. Ma ragazzi, ma i pavesini sono sempre buoni. Voi con cosa fate colazione di solito? Perché io a volte mangio anche il porridge. Stavo pensando prima mattina, scusate. Però ogni tanto non ho voglia. Io tra l'altro ho una ricetta bellissima che magari nel prossimo What I Eat in a Day ve la faccio vedere. E ho imparato a fare il porridge al microonde senza sporcare una pentola. Velocissimo. Top. Top adoro. Bene, io ho finito di fare di colazione. Fare di colazione. Se mi vedete così è perché è iniziato il periodo dell'allergia. Io ho scoperto quest'anno che sono allergica alle graminacee e alla polvere, quindi niente, devo ancora farmi prescrivere gli antistaminici, quindi sono sempre con un fazzoletto in mano, però per il resto tutto bene. E quindi noi ci vediamo al prossimo pasto. Chi lo sa se sarà uno spuntino o se sarò bravo e riuscirò ad arrivare fino al pranzo, lo scopriremo. In realtà, già che ci siamo, volevo chiedervi, ma qualcuno di voi soffre di allergie, quindi prende gli antistaminici? A voi di scrivermi un commentino qui sotto in cui mi spiega come funziona questo mondo, perché per me è sconosciuto, cioè nel senso, l'antistaminico lo devo prendere tutti i giorni, lo devo prendere quando so che vado in un posto che può darmi fastidio, lo devo prendere quando sto già un po' male. Fatemi sapere, grazie mille, grazie. Prima di fare colazione mi sono dimenticata di prendere la B12, quindi recupero e la prendo adesso, ma in realtà andrebbe presa prima di far colazione, però oggi mi sono dimenticata. Questa è quella che prendo io, ovviamente non prendete nulla se prima non parlate con un medico. Io la prendo perché sono vegetariana, è una delle poche vitamine che non mangiando carne, eccetera, non si può assumere. Comunque, se volete qualche informazione in più, c'è Cucina Botanica che penso che abbia messo le storie in evidenza in cui spiega la vitamina B12 e tutto, lei è bravissima, quindi rimando a lei. Bene, è arrivata l'ora di pranzo e voglio iniziare a preparare un antipastino. Eccolo qua, ora ve lo faccio vedere. Eccolo. C'è questa ricotta affumicata, ora ne taglio un po' e poi penso che mi farò una pasta con questo sugo qui. Qua ricottina tagliata, poi boh, se ne vogliamo altra è qua. Comunque il sugo di prima non vi ho letto, ma è quello ricotta e noci, l'ho preso mi sembra all'Eurospin, una cosa del genere, è buonissimo comunque, lo mangiamo sempre, questo non ho voglia di cucinare i sughi. Ho scelto il formato di pasta da farmi, tra l'altro
È tardissimo. Ah, ho fame. Faccio queste qua. Ora ne peso più o meno un centinaio di grammi. Ah, ecco, già troppi. Ora ne tolgo un po'. Perché non mangiando il secondo, se no non mi sazio, se non ho 100 grammi. Ho messo a bollire la pasta, ti prego. Bolli in fretta. Comunque, il mio trucco per far bollire prima la pasta è che ovviamente ci metto il coperchio. Poi, pentola piccolissima, tanto devo cuocerla solo per me, 100 grammi ci stanno benissimo. Il sale quando bolle e mettere l'acqua bollente. Ringraziatemi dopo per questi consigli, dal cuore, vi saranno utili per il futuro. Simba, Simba, e tu amore? È quasi finita la pappa, l'hai quasi finita la tua pappa, tu? Eh? Diciamoglielo, io ragazze e ragazzi, io sono stato un po' male in questi giorni, sapete? Però adesso mamma mi ha curato, mamma, e sto meglio. Sì, il mio bimbo. Titi. E vabbè, qua qualcuno mi ha tentato con dei popcorn. Dovrò fare questa fatica. Fare questa fatica di mangiarli mentre aspettiamo la pasta. Che peccato, È una fatica, però si fa. Finalmente l'acqua bolle. Ora posso buttare la pasta. Ovviamente ho messo il sale così, però poco mangiamo. Non la rovescio con una mano perché secondo me faccio un casino. ragazzi, finalmente la pasta bolle, ma vi volevo far vedere la super tecnica con cui scolo la pasta. Io lo so che mi seguite per queste cose, quindi non me le faccio perdere, eh? Coperchio, pentola e voilà! Esce l'acqua e non esce la pasta. Vedete? Pure ASMR vi sto facendo. Ragazzi, ma perché mi seguite? Siete sicuri di volermi seguire? Cioè, veramente, a bed youtuber, tutti fanno vedere i super piatti belli. Io invece vi faccio vedere come scolare la pasta senza sporcare uno scolapasta. Good. Bene, very good. Ora che abbiamo la nostra pasta in bianco, eccoci. La possiamo condire. Oh, finalmente, ragazzi, avevo una fame. Ora si abbonda col sugo perché, cioè, si abbonda proprio. Con una mano è proprio complicato. Ah! Va bene, meglio che vi faccio vedere al risultato finito. Questa è la dose del sugo. Adesso si spolpetta un po' col calore. Che tecnica. Perché cucinare? Perché? Perché? Poi ci avrei messo anche una grande spolverata di parmigiano, ma l'abbiamo finito. Niente, veramente pessimi. Pessimi, andremo a fare la spesa prima o poi. Buon appetito! Sono riuscita a girarla. In sottofondo c'è Criminal Minds. E poi, non so, su YouTube si può far vedere l'alcol. Vabbè, mi bevo due dita di sangria che io allungo con l'acqua. Sono pessima. Lo so, però mi piace così. Poi, ovviamente, il sugo mica si spreca. Scarpetta, quindi pezzo di pane e scarpetta. E si vola! Si conclude il pasto con un bel dolcino, cioccolato Kinder sopra il pane. Ecco qua, ora posso dichiarare ufficialmente finito il pranzo, quindi noi ci vediamo a merenda. Bene, per voi saranno passati pochi secondi, per me sono passate un sacco di ore perché sono più o meno le 5 e è ora di fare merenda. Allora, stavo scegliendo un infuso, penso di farmi questo infuso alla menta, che sono le capsule che si mettono direttamente nella macchinetta del caffè, e poi di mangiarmi un fruttino. Stavo scegliendo il gusto mela mirtillo, mele e pesca. È un altro mele e mirtillo, mi sa che mangerò mele e pesca perché è buonissimo. Ho già preparato il tovagliolino e boh, chissà se è da zuccherare, non lo so. Adesso leggo gli ingredienti. Qua ho già messo la cialda e via. Comunque, mentre si fa, se riesco a non farlo uscire, ho letto negli ingredienti che praticamente c'è solo menta, quindi ci vado a mettere un po' di stevia, che in realtà questa si chiama truvia, un po' di truvia. Ecco qua la mia colazione, sì, colazione, la mia merenda con la truvia, tè alla menta, ho infuso alla menta e fruttino, fatemi sapere voi come li chiamate, io li ho sempre chiamati fruttini, non so come mai. Tra l'altro vi faccio vedere Simba, che so che vi è mancato, io ve lo faccio vedere un pochettino. E noi ci vediamo a cena, ciao! È arrivata l'ora di cena e ora vi faccio vedere cosa voglio preparare. Ora, voglio preparare la cicoria porzionata che farò in padella e gli metterò poi un po' di formaggio e lo faccio sciogliere dentro, proprio healthy, healthy. E poi questi sformati, zucchini, peperoni, quinoa e olive. E la prima volta che li prendo li ho presi perché erano in offerta. Li avevo congelati ma li ho tirati fuori e ora penso che li farò al microonde perché ho visto che si possono fare in forno, in padella e in microonde. Io penso che li farò in microonde, così uso la padella per fare questi qui. Ecco qua, ho messo la cicoria a cucinare, ho messo semplicemente un po' d'acqua.
questa è forse l'unica cosa che mi avete visto cucinare oggi, oltre alla pasta, che devo dire che è molto difficile da fare, anche questo comunque, sono dei livelli alti da arrivarci, lo so che avete tanto da imparare, quindi mi raccomando, guardate e imparate, ecco qua. E poi ho tirato fuori gli sformatini, ovviamente fatte con le mie manine, proprio anche questi, e si presentano così, sono altissimi, e poi li metterò nel microonde, vediamo come sono. Qua procede tutto bene, ho aggiunto ancora un po' d'acqua e un po' di sale e ora ci aggiungo un po' di peperoncino macinato. Le cicorie sono pronte, ho messo le sottilette sopra che col calore a fuoco spento si stanno tutte sciogliendo. Ora scaldo queste in microonde e si mangia. Ecco qua, le sottilette si sono sciolte completamente, ho scaldato anche i tortini, poi mangerò anche un bel pezzetto di pane e poi l'immancabile acqua è sangria! Quindi buon appetito a me! Recensione fresh, allora la verdura non mi è piaciuta, infatti ne ho mangiate due forchettate perché non so come mai, ma è rimasta proprio amarissima e quindi non mi è piaciuta. E invece dei tortini ne ho mangiato solo uno perché erano buonissimi, ma mi hanno riempito e ho preferito lasciarmi lo spazio per una cosina. Indovinate, provate a indovinare sotto nei commenti cos'è. Uno, due, cos'è? Pane e cioccolato, quello dell'uovo Kinder. Cioè ragazzi, ma io spero finiscano in fretta queste uova Kinder perché cioè, potrei morire di cioccolato. Per depurarmi un po' dal cioccolato mangiato oggi, mi faccio una spremuta di 3 arance, sono quelle rosse buonissime. Le arance sono bellissime e buonissime, ma quanto è palloso spremere le arance, quanto, quanto! Però ne vale sempre la pena. Ora finisco di bermi la mia spremuta e direi che posso concludere il video qui, ho mangiato a sufficienza. Fatemi sapere se vi è piaciuto quello che ho mangiato e magari se avete voglia cosa avete mangiato voi oggi, che starete vedendo il video che non so quando è, però oggi per voi. Vi ringrazio moltissimo per aver visto il mio video, mi raccomando andatemi a seguire su Instagram, mettete mi piace a questo video e iscrivetevi al canale se vi va e vi mando un grosso bacio. Ciao, alla prossima!